Amiche ed amici di Chiaretondo, quello che stamattina lascia di stucco un po' tutti noi è stato l'arresto ieri di Francesco Polidori, colui che ha inventato la CEPU, tanto per intenderci quella che a suo tempo pubblicizzava Del Piero. Anzi, scherzosamente ho scritto stamattina che è sotto torchio il passerotto di Del Piero usato poi per la pubblicità dell'acqua, perché sembra che sia accusabile di scambio di identità ripetendo spesso a pappagallo. Ma al di là degli scherzi, a Francesco Polidori sono stati sequestrati beni per 28 milioni e oltre a bancarotta fraudolenta ci sono altre accuse che lo vedono coinvolto con 5-6 personaggi. Questa indagine, che è partita da Roma, si chiama, l'hanno chiamata tutoring, vede coinvolti 6 soggetti a vario titolo: bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, sottrazione fraudolenta e al pagamento delle imposte. Questo è quanto ci offre l'economia. Quindi pensate come siamo messi. Se andiamo in politica, le cose non migliorano, perché c'è stata l'ultima meravigliosa presenza di Zingaretti dalla D'Urso per dare le dimissioni. Questo è il massimo. E tra l'altro, Zingaretti ha dichiarato che si è dimesso dal PD perché nel suo partito tutti cercano le poltrone e i posti di governo, come se noi invece avessimo creduto al fatto che i politici dicono che si occupano di noi. Non è che si sapeva anche noi, Zingaretti. Il fatto che tu l'abbia detto dalla D'Urso ci fa pensare che ora, anziché al congresso, vi ricompatterete tutti, magari da C'è posta per tre. Per te quella De Filippi. E in chiusura, meraviglioso Draghi, che ha dichiarato per rassicurarci che lui vede la luce. Anch'io vedo la luce, però vedo anche il gas e l'acqua da pagare nelle bollette sopra la tavola. Buona giornata, se vi riesce.